Un attimo, questa sera sono nel college col pigiamino. Vedere Aspetta, Fasma. Ma guarda, domani non ti sto anche permettere, col Mono, eh. pigiama. È lui che ha il pigiamino di Cosa Mark ti con domani sto Miles. anche col pigiama. No. Però se stare con solo il pigiama fa Compra una freddo. vestaglia. Ancora. Devo Quindi arriva comprare il coso domani di Obi-Wan, devo comprare. il cappatoio. Beh, E vabbè, sopra il pigiama va comunque bene, cioè. la vestaglia quello è alla Dio, fine, non è che cambia chissà cosa. grazie Fede. Grazie Fede. Guardalo Davide, appena Grazie anche a arrivato questa Tanibibi. sera solo perché ha letto E sei Bubas nel Sigmar. titolo, E eh. Sei boss. un maiale, Davide. Yalx. Mi fa male la spina Come è andata dorsale, la ragazzi. visita? Allora. Sni. Diciamo Croce! che Come secondo buono! loro non è nulla riferito all'appendice. O appendice, o come Grazie cazzo si Fede per dice. il regalino. Però qualcosa. Probabilmente sono delle coliche addominali barra renali. Però. Non si sa ancora, devo fare gli esami del sangue. Però teoricamente sembra esclusa con l'appendiciti. Sembra. Ti avevo Sempre promesso. comunque Ho gli una esami del storia da sangue rientreranno. raccontare. Grazie Grazie mille, Fahrenheit, Fahrenheit. grazie mille. Dimmi, Marco. Allora, se, ti ricordi, Moro, che io compro ogni tanto le acqua Kingsburg. vitamin, quelle colorate? Di La solito solita prendo quello merda, che verde. sfigata Cazzo, che mica. sei, eh. Scemo. Grazie, Jerry, grazie mille. Allora, io prendo quelle verdi e mia sorella quelle rosa. Qualche giorno fa avevo finito quelle verdi e ho detto ho voglia però di qualcosa di dolce. Io bevo solo questo di dolce, non bevo nulla di dolce, quindi ho bisogno ogni tanto. Apro il frigo, c'era solo quello rosa di mia sorella. L'ho tutto. E poi ho detto: Sara, guarda, mi dispiace. Oggi con Franci vado alle torri e lo compro. Sono andato alle torri, gliel'ho preso. Gliel'ho preso di nuovo perché mi sembrava corretto. Marco, ma spiegami una cosa, no? Invece. Glielo ricomprerò per la terza volta. Marco, ma piuttosto, invece, al posto di comprare questa merda da sfigati, No, ce l'ho Waterdrop. perché non gli compri una bella Ce l'ho scatoletta di Waterdrop, c'ho quello al Waterdrop? limone, è che non volevo bere il limone, avevo voglia di altro, e quindi ho Comprali detto. quello alla mela, mirtillo e Quella al mirra. collagene, brava Rosa. Mirra. No, ma infatti prendete Waterdrop, se che io ho preso 47 scatolette con gli Edzard tutte al limone, ogni tanto voglia di cambiare No, adesso ho no, fatto un non po' di lo pausa a vuoi. berle. Chiaramente. Ah no, il Waterdrop, quello al limone. Poi il Sì. limone per me Qual è è quello al il limone? migliore. Il No. Focus? Il focus? Focus. No, io c'ho ancora questi qua. Come si chiama quella limone? Questo Ce qui l'ho è qua dietro, non mi ancora. farà Ah, alzare. vabbè. Eccolo lì, focus. Io c'ho ancora quello al melone che te lo devo portare a Games Week, non Sì. l'ho Ma portato. tua sorella si chiama Sara, che twist anche io, quindi sono sorella con. Sì, sei la È mia sorella, vero. io. Puh! Scusate, devo pulirmi gli occhiali che sennò stasera non vedo bene le boobies. Io so sia una Tra zia che una l'altro, sorella di nome Sara. Infatti, mio papà l'ha chiamata come sua sorella. Mia sorella. io adesso noi faremo questo gioco. Noi lo farò io stasera questo gioco. Fahrenheit. Non benissimo, Poi lo effettivamente. streamo. Non gli devi rispondere No, hai manco. ragione, hai ragione. Così smette questo pazzo. Dicevo, farò io questo gioco perché single player lo faremo in schermo condiviso. Lo streamo agli altri su Discord. Hai Questo scritto che schermo gioco. condiviso? No, questo non mi abbiamo più scritto questa Non cosa. siamo più Dobbiamo iscritti. ricordarci. Ormai i tag anche i Comunque, day one ormai non vengono dai. più scritti, non mi è più scritto No, niente. io l'ultimo day one che ho fatto l'ho È scritto. Fire vero. Emblem. Comunque, Ti avevo promesso. Grazie grazie Dalek. Grazie, Dale. Questo gioco è stato presentato a uno State of Play di PlayStation. Oracolo Io non me Marchetta. lo ricordo, eh. E può darsi che anche vedendolo non te lo ricordi, tanto Può che era darsi. anonimo quando l'hanno presentato. Costa 60 euro. Va bene? Io non ci metto la mano sul fuoco, che sarà una merda. Ma ha tutte le carte in regola per esserlo. Magari una merda no, ecco, magari una merda no, però. Scopriremo. L'unica domanda che mi sono fatto in quello State of Play è perché c'era quel gioco nello State of Play. Va bene. Poi adesso lo vediamo, mi ha dato la chiave, vediamo un po'. Mi sto scrivendo i giochi che ho giocato quest'anno e ho già giocato più giochi in questo mese e mezzo che tutto l'anno scorso. Pensa. Io ne ho Non li giocati giocavi. Ne ho già già. giocati Io 4, cioè giocati e finiti 4. ne ho giocati 3.
Ah, sì. Stasera dovremmo... Tre sono vecchie, cioè non sono diverse. Partiamo, no, io ho giocato i tre, di cui due nuovissimi. No, non è vero, tutte e tre nuovi sono i miei. Partiamo col dire una cosa prima. Perché io stasera devo fare Wild Hearts, ok? E l'ho giocato oggi pomeriggio, Wild Hearts, con le 10 ore di prova clueless di EA Access che c'erano che ci sono con se avete l'abbonamento di Game Pass, no? E mi sono pure divertito, è veramente figo, è veramente bello, per certi aspetti anche più bello di Monster Hunter, il combat system, perché è molto più rapido e veloce. Perché non l'ho fatto questa sera? Perché? Perché non lo sapesse, con EA Access ci sono due tier, cioè l'EA Access e l'EA Access Pro. Adesso si chiama EA Play e EA Play Pro. Con l'EA Play Pro vi danno i giochi come un Game Pass, vi danno i giochi al lancio full giocabili, no? Con quello base invece, che costa 5 euro, vi danno le 10 ore di prova. Tipo, noi ci abbiamo giocato a FIFA, ci abbiamo giocato a Formula 1 con quelle 10 ore di prova, perché cioè, ti danno il gioco completo, ma con un timer di 10 ore. Dopo le 10 ore si blocca. Formula 1 l'abbiamo provato. Non è più da Games da un po'. Ah no, dall'anno scorso. No, forse quello di 2 anni fa. Se... forse A quanto pare, ragazzi, Wild Hearts, 10 ore di prova, sì, ma per provare la demo... Cioè io sono arrivato alla fine del prologo, praticamente, della demo, e metto, per continuare, acquista il gioco, altrimenti... Credo sia l'unico gioco che fa così. Altrimenti suca. O forse anche i single player. Sì, ma che cazzo vuol dire? Scusami. Cioè, tu mi stai facendo pagare un abbonamento per una demo? Probabilmente perché la campagna dura meno di 10 ore. Ma ne dubito, è un Monster Hunter... Cioè, comunque però... per fare il prologo ci ho messo 4 ore tutte, voglio dire. Che palle, mora. No, vabbè, ma a parte che dopo sono stato anche a cazzeggiare, me la sono presa con calma. No, ma è bello, Però, scusami, la demo... Mi metti il limite di tempo e mi fai pagare per giocarla, che cazzo vuol dire? Boh. Quindi questa sera giochiamo a questo gioco, Wanted Dad, che non è il papà. Il mio preferito. Sì. Deve uscire sta uscendo una patch di Hogwarts Legacy. Grazie, Brisio. Grazie mille per i 28 mesi. The performance. Su PC, allora, Xbox, mentre su PS5 è rinviato. Vediamo che cosa, Lienzer, scusa? La patch per Hogwarts Legacy. Di fare una cosa. Per migliorare le performance. La performance. Grazie, ma amici... Aspetta che vi streammo... È uscito Death in the Water. Giallo, hai poi trovato le pagine che mi hai scritto? Death in the Water. Bello, Marco, quello, mi piace. Te lo ricordi, quello sott'acqua? No. Era che noi avevamo detto tutti in coro, avevamo detto quelli degli squali, Deathmatch, okay, che avevamo giocato noi. Vabbè, sicuramente te lo ricordi se guardi il video. Comunque non giocatelo se avete la Se state platinando Hogwarts Legacy, state attenti che... l'ha scritto anche nel gruppo che c'è una pagina mezza buggata. No, no, c'è proprio l'achievement che è buggato, che non calcola bene le cose, stanno già dicendo che stanno facendo la patch che risolve ed è retroattiva, quindi... Comunque voi continuate a prendere le cose. Dovrebbe essere retroattivo. Comunque, aprite lo stream voi due da Discord. Sì, aperto. Che non so poi se andrà bene, se andrà male. Quindi perché c'è stato Uncharted? L'hai mai giocato? Il primo l'ho finito, poi ho iniziato il secondo e non l'ho continuato. Ecco. Comunque, ragazzi, la roba che usciva domani che avevo in testa era Ant-Man. Non era un gioco. Penso di planetarlo perché le prove di Smerdino da Rotterdam sono tante, sono veramente tante, sì. Prove meno sono veloci. Però ti servono per ampliare le tasche, tu mago. Però vabbè. Allora, lo apro. Prima l'ho aperto, poi l'ho chiuso subito perché partiva con una roba, quindi l'ho chiuso. Lo apro, ragazzi, vediamo un poco. Io... è uscito oggi, quindi? Non lo so, la chiave me l'ha data oggi. Quindi siamo mia cugina questa qui nel menù. No, non so se è la protagonista. Sì, non so se è la protagonista che è interpretata da Stephanie Justin. La mia cugina. Ah, scusa. Esatto, Vec. Però su Steam, io ho aperto la pagina di Steam e il video è un anime che non c'entra niente, credo. Tutti insieme. No, stai zitto. Vabbè, non lo fa, che fammi sentire tutto. Qua, per favore, non parlarmi mai più, Marco.
Il Cirque du Soleil. Ah, tra l'altro sono gli sviluppatori di Dead or Alive e Ninja Gaiden. Madonna. Due cose completamente diverse, però. Ah no, forse mi era partita la roba perché sono stato fermo nel menu. Vediamo un po'. Cosa ne sai tu? Ma l'italiano? No, vabbè, Gianluca, semplicemente devi... Non c'è nulla di spoiler con la... per platinare. Ho doglia. Devi solo raggiungere un certo punto. Rosa, non sai neanche cosa sono, smettila. Ci saranno le RTX, no? Non c'hanno neanche le impostazioni grafiche. Mamma mia, che mal di schiena. Ma come devo fare io se continua così? Ah, la Justin dovrebbe essere la poliziotta, in teoria. Tre dati di salvataggio, vai. Normale, Dead or Alive è figo. Facciamo normale, che adesso... cazzo ne so io come... che gioco è. Devi raggiungere una certa missione. Su casa, lui. Le nove case. Cioè, tutte le quattro le case. Scatta o... Ma non è la stessa del menu bionda? O è, sempre, è proprio lei che cambia i capelli dopo? Sì, è lei. Grazie, ventilatore. Bei capelli. Sì. Guarda come swag lei, si è cagata addosso anche, se hai visto nella sua sposta. Tenente Pietra. I don't have time for this. Va bene, Zab. Oh, hi there, Warden. Comunque, l'anime che c'era sulla pagina di Steam riguardava una cameriera di un di una tavola calda, non lo so. You got my attention. The most recent government program for the rehabilitation of. Who's on the team? I think you are. Life sentence. Sì, non è proprio fluidissimo. Ma a parte che quei capelli non sono normali a prescindere, ma la fisica di Saint Row dei capelli. Grazie Skinny. Grazie Skinny. Whatever government programs you got there going, I'm cool with it. Di cosa stanno parlando? Ah, eccolo, allora, Atomic Heart, allora vedi che è collegato a... Collegato, collegato. Sì. Grazie. Guarda il DLSS quanto fa schifo, ragazzi. DLSS o comunque l'upscaling che c'è, che fa tutta la scia di fantasmi. Bello che siamo nell'ultra futuro cyberpunk, però c'è il jukebox sempre, in ogni epoca c'è sempre il jukebox. Ma il jukebox è immortale. Non si può, non si può. Si è bloccato tutto? Sì. Raga, mettete ecco la qua, live, si blocca perché non ci posso fare niente, continuare a dirlo. Vabbè, andiamo su. No, io non vedo un cacchio. Prova a rientrare, vediamo se si sblocca. No, 5. Definitely 5. A few pancakes on the side, some syrup, banana milkshake, coffee with cream. Please don't put milk in there. Very hard to digest. Some orange juice. Oh, basta, quante ne sta dicendo? Soup and coffee. Make it Irish. Zuppa di pomodoro al caffè. E caffè. Ah, sì, americano. Non che sia meglio come abbinamento anche di visi, però. Come fa a capire da qua? Magari. Ah, Here's my. Il vecchio rattuso di merda lui. Fucking animal, Herzog. Is that the news? You know what? This time I just might. Oh, I'll have some more. Ma il caffè prima della zuppa al pomodoro. Yeah, Doc. E te l'ho detto io, anche divisi non era una grande idea, secondo me. Ma più che altro perché gliel'ha portato prima? Quello lì è il gesto per ti ammazzo. E cosa vedi, Rosa, se si abbassa il maschio, scusa. Il cuoio capelluto. No, not without stonks, a clear ragazzi. Counterpart on the public market, Dower remains difficult to evaluate. In order to justify its current market valuation, investors need to take a big leap of faith that the millennials and later generations will forego ownership of a synthetic
and opt instead for reliance on orthodox substitutes. Noi millennial e Gen Z la prendiamo nel chiuso. Will continue to be used as a convenient supplement. Here goes my bonus. Oh, la tua pappa al pomodoro dopo il bel caffettone. Hanno preso chissà che una pappa al pomodoro. Ma secondo me non c'è da giocare. Noi stiamo guardando loro che vivono la vita. Non lo so, il trailer era un anime, Marco. È in diretta questo, è tipo in diretta. Ah, è fatto con la IA. And deployed Dower's latest battle droid to disperse the crowd. At least 18 people were killed in the incident. Frankie, this shit is incredible. This shit will get you killed. Not today. Bello moderno anche questo, eh. Stone, we got a call. Ma perché Cyberpunk, Marco, no, certo. È ambientato negli anni 80. Ma infatti tutto può essere, tutto può essere. I got a call from mainland. Shouldn't there be a unit nearby? Get your ass out of there. Most of the forces on the move. Herzog, you do understand that Cortez finds your jokes funny only because he's trying to be nice. Send me the details, the sooner the better. Ma no, ha preso solo la zuppa di pomodoro, quello. Vuoi avviare il tutorial? Ma sì, dai, facciamolo. Grazie, ah, Ollo. Grazie, Ollo, grazie mille, bello. Come stai? Dopo tutto questo tempo. Sempre. Non so se... Scivolata. Io mi sa che guardo la Twitch. Oh, aspetta. Che paura, Lauri. Oh, oh! È altissimo. Aspetta, eh. Parra. Sekiro. Sali, cos'era sali? Gli attacchi che non si possono parare li posso perriare con la pistola Bloodborne, quindi. Oh, mai sciolta. No, ma aspetta, perché mi si muoveva? Ok. I capelli cosa succede? Aspettate, l'audio è temerario. A me è uscito il pop-up dicendo che è colpa di Moro, tra l'altro, per la qualità ridotta e lo scatti. Può essere che è colpa mia. Ma non credo. Mettiti al riparo. Ah, da solo. Ma di qua vado, aspetta. Ragazzi, che gioco è? Lo stiamo guardando insieme a voi. Quindi... questo, che cazzo di gioco è? Lo stiamo scoprendo insieme a voi, per cui non... Rompi l'assetto del nemico con un colpo o una parata, premi triangolo... Ma lo sai che Rogue Company ha comunque dei movimenti migliori? Beh, perché non dovrebbe averli, scusa? Che è una roba free to play, dico. Ah... E non costa 60 euro. No. Aspetta, eh. Interrompi lo stream, Moro, tanto è inutile. Sì, lo guardiamo dalla live. Aspetta, adesso. Come... Ah, tutti e due devo prenderli. Ma fa l'animazione della ricaricata? So che sto chiedendo cose inutili. È una curiosità. Sì. Che non sembra. Solo infinita. Vedi. No, col mitra sì, quando spari con la pistola. Buono, soddisfacente. Come si chiama? C'è scritto, ragazzi. Infinita la pistola, nel Marco. Sì. È infinita. Scritto, okay. Tutto nel titolo. Mi aspetta. Vediamo, via, fatto il tutorial, adesso siamo pronti, eh? No, mi sa che è caduto qua sotto, ecco, mi si dà. Full price, ragazzi. Mi do adesso, bene. Ci sto giocando su PlayStation 5. Prova a ristrutturarmi. No, ma non... Perché per lei non so che non ha. Cosa? Vabbè, non importa. Non importa, amore, lascia perdere. Me lo immagino. Anzi, aspetta, fammi provare a fare una cosa. Yeah.
Hai messo? What we know so far is that an unknown strike team attacked Dower Synthetics at 2100 hours. Bello che sappi dire l'ode. È ancora aperto. Everything would have gone smooth. No, è uguale a me. Vado in live. Identico con lo stesso pop-upino, quindi non ricordo. Tanto non sto capendo i suoi capelli, perché non è una cresta e non è un ciuffo, è un cresciuffo, cioè una cresta di lato in tutti i capelli. Chi l'ha mixato l'audio? E parlano sottovoce questi. A proposito di Kazuya, aspetta, il vero te lo va. Cosa? Ha un collo bello importante. Guarda qua che bello. Sparisce la cosa. Guarda quanto grosso. Io ho incato l'amibo subito. Ah, gli metto il silenziatore quasi. Solo per. Perché mi dà fastidio il rumore. A me piacciono tutti i Vec tanto, quindi. La pistola. Non è di Silvio. Fatto. Sta venendo voglia di scaricarmi Rock Company a me guardando questa cosa. Proprio mai. Ma perché io ero bravissimo. No. Oh, adesso inizia il gameplay vero, ragazzi. Ma così? Ma chi è? Che sei, Firo? Ma il mio silenziatore fa più rumore di prima. C'è Franci che mi odia ancora per Rock Company. Ma cosa mi parlano che non li sento? Cosa mi parlano? Aspetta, se io faccio sotto gli osi. Sotto gli osi? Sai. Ho tagliato a metà, ragazzi. Buon San Valentino a tutti voi. Pezzo d'anno. Non vedo. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordo che se rimanete delusi questa sera da questo. L'audio è scomparso degli spari. Se rimanete delusi da questa stream questa sera, potete rimanere delusi un'altra volta, perché alle 10 vado in live con 10 days. Ma perché dovrei curarmi? Scusate, mi ha tolto un cazzo, mi ha tolto. Esatto, fate il giveaway. Se siete delusi da questo gioco, fate il giveaway, lo vincete e rimanete delusi. Madonna mia, quella spada. Tra l'altro c'è un motion blur devastante, ma. Ma tu lo stai giocando per play, sì, ok. Sì. Come fa a essere venduto a prezzo pieno un gioco del genere? Scusatemi. Su PC? Sì, anche su PC. Raccoglico nel V3, va bene. Vedi che bella musica da chi vuole essere milionario. Questo non dire Japanese style. All office. Ma sei già in Giappone? Perché specificamente? No, mi è partita la pubblicità del KFC. Magari mi è sfuggita. Abbonati, Mark, non sei abbonato. Magari mi è sfuggita no. A me. L'ho fatta Jimmy. Non ci sono impostazioni grafiche di alcun disegno. Mi curo. Oh mio Dio, chi se l'aspettava? Questo inutile pirla. Ma è. No, si chiama. Oh, ma tolto. No, è Master Yi. Ma era scrittato? Master Yi, quello di LOL. Sì, c'aveva gli occhialini nel pizzo. Sempre. Prima mi hanno sparato 86 caricatori, ero invincibile, adesso mi ha. Mi ha tagliato il braccio. Che è ancora vivo, no, però. Oh, adesso è morto. Apri l'albero abilità. Attacco, difesa su Puek. Il bullet time.
Può diventare solo meglio, eh. Let's take care of these guys already. Che slow. Dove va? Ma come sciano, scusami, tutti quanti? Ma perché vanno tutti velocissimi. No, ma sono tutti su dell'olio. Io non ho capito, cioè gli è tutto scleroso, sono tutti sbagliati. Come li Metal Gear Rise. Oh, porca miseria, una granata che non mi fa niente. Cioè, quando si muovono da una copertura all'altra è troppo duro. È duro e liscio il loro movimento. Sono morto di nuovo, vediamo cosa succede. Ah no, adesso game over. Si hanno le Nike quelle che ti fanno andare. Continua. Allora, oh mio dio. Careful. There might be an ambush. Shit. Allora, proviamo a giocarlo. Oh, cos'ello. Esatto, bambino, usate il prime, amici, mi raccomando. Proviamo a giocarlo come rinnovato, amici. Se avete piacere di supportarmi, chiaramente. Ho trovato un cazzo. Ho fatto due metri. Grenade! Vabbè, no, però la stanza te la poteva salvare. Grazie Umberto Bossoli. Umberto Bossoli, grazie mille. Benvenuto, benvenuto. Sium! Ormai ho capito, come sarebbe va. Stato da pisello d'oro che se te la regalo. Assolutamente. Umberto Bossoli. Ah, come l'ho sdurrappato. Ma come si muovono? Ma come mi irritano? Gli ho tagliato tutto ma non muore. Gli ho tagliato due braccia adesso, è morto. Grazie, grazie Tricheco. Grazie Tricheco. Ma i compagni fanno qualcosa o ti guardano mentre ammazzi la gente? Fanno. Devo ricaricare, maledizione. Ma neanche un pelo di automira c'è, tra l'altro. No, un pelo, se hai visto, sotto a maga passa il braccio no, cosa? Attraverso la sua gamba. Quando ricarichi passa il braccio attraverso la sua gamba. Passo il volume perché ho paura per le mie orecchie, ragazzi. Sembra proprio una ciofeca. Sì, per adesso sì. È vero che sono il bullet time. E io non penso chi, dove, chi deve comprare un gioco del genere. Cioè. Cosa ho fatto? Era l'ulti? Non ho capito, non si capisce un cazzo, ragazzi! Ma oh, quindi una vita... 5, però l'hai già fatti 5. Una vita me la danno loro. Grazie Vupi. No, grazie, ma prima aveva il mitra in mano. Era buggata quella della scena di prima. Infatti ho capito cosa fa, mi resta con il mitra. Adesso aveva la siringa. Ah, grazie. Ma nel mentre... Mine? Yeah. Infatti, cos'è? Mi hanno aspettato che mi restasse. Allora. No, non ho finito i colpi, ho finito. Si può chiedere il rimborso. Oh, ma questo... La PlayStation purtroppo non puoi. No. Non devi neanche scaricare. Non lo puoi neanche scaricare se vuoi chiedere il rimborso, pensa. Pezzo di merda. Ma stai veramente farmando achievement con la PlayStation. E magari uno di quei giochi fatti apposta per farmare achievement in realtà. Oh, pezzo di merda. Io mi ero già rotto le palle di giocare. Marco, ma perché sei un debole? Sarà un debole. Ma non abbiamo fatto niente, vedi che diventa bello. Lo so. Ho preso qualche munizione, 10, porca troia. Ma ragazzi, ma perché sono morto? Dove era adesso? Sei caduto per te. Ma ragazzi, non si va avanti. Sei inciampato, cioè, sei inciampato e hai caduto. Non stacco la live? Si rifà. Ma ragazzi, guarda, deboli, guarda che i giochi erano così una volta. Brutti? Non credo. Sì, no, lo erano, te lo assicuro. Guarda. Vedi. Oh, si sono triplicati questi, li avete visti? Ma che succede? Velocissima. Ma poi sciano, c'hanno i pattini sotto le scarpe, c'hanno. Faccio il dash supreme.
Mamma mia, no. Effettivamente, se io me ne sbatto... Ah, qui arriva Mengiamen. No, no, non è, sono andato fuori con Francesca e abbiamo pranzato. Questa è la mia giornata. Di fatti tuoi, che qui mi hanno chiesto in chat perché non devi, mi viene frega niente a nessuno, devi, di questo gioco. Devi ignorarli, devi. E questo qui è più importante. Stai zitto che in giro non ti azzardare a scrivere mai più in chat questa sera, Che sono guai. È stato... Poi oggi è l'anniversario della morte del mio canetto, quindi sono triste. Il gioco peggiore degli ultimi anni. No, no, ho fatto Digimon. Forse era meglio. Ma Digimon, no, cioè, per quanto facesse cacare l'idea, cioè, alla fine come gioco poteva anche funzionare, tutto leggi. No, no. Mio fratello amante Kenshiro mi fai schifo, Doglia. Ma ragazzi, ma perché mi esplode il culo, maledizione? Fammi curare. Oh, chi è questo signore? Sta prendendo il sonno, ti sta prendendo, bambino. Non perché c'è uno pure dietro, là? Una granata nel mio culo. Ecco qua. Rosa, smettila. Non è vero. Mamma mia, che cazzata. Ecco, adesso i miei amichetti nerd mi prenderanno sul serio dopo che ho detto che Digimon è meglio dei Pokémon. Aia, aia. Aia. Una mazzata grossa, eh. Mi incarta percorriscono su, cioè arriva lo stronzo fortissimo. Ecco. Vabbè, l'anime dei Pokémon non è che sia il massimo. Bellissimo. Ma sì, Madonna, ti ho detto tuo fratello amante, ma che schifezza è, scusami. Ovviamente. Oh! Siamo riusciti ad andare un pelo avanti, ragazzi, eh? Bene, bene, cose di cui non me ne frega niente, incredibile, eh? Pensa se ha anche una, se ha una trama. Ma questa è la trama importantissima. Sembra un gioco da sala giochi, più altro. Ma non lo so. Ma forse col fucile, quello in mano mia, mi potevo anche divertire un attimo. Forse un attimino. Chris e Sao. Guarda che non è che se metti Ao alla fine delle frasi sei portoghese. L'anime dei Pokémon da piccoli era bellissimo. Era piccoli, sicuramente. C'ha delle puntate belle anche adesso in realtà, però tendenzialmente sono puntate abbastanza semplici per bambini, molto colorate. Devo stare colorate, attento a girare la visuale, insomma, perché è faticoso, eh. Tanto ogni tanto costantemente le riguardo di stagioni a caso, sono molto colorate, molto leggere, ma non saltare. Sta parlando di niente. È di Pokémon, ma sono roba molto per bambini. Sì, con la tizia. E noi non lo vediamo, il lancio non lo vediamo per un pelo. Sì, lo vedremo pubblicizzato. Sai, nei Pokémon sempre, magari c'è qualcosa. Non credo tanto, perché non voglio spoilerare, però. C'è qualche immagine, ci sarà qualche poster. Oh, devo ricaricare, maledizione. Ecco, battito. Cioè, non è che è un combattimento Vector, tipo quello di GTA, è un TPS, ma ha fatto male. Non farmi perdere di credibilità, per favore, eh? Che tu ma sei il moderatore. Già 20 minuti fa. Devi dare il buon esempio, dai, su, insomma. Questo è Viola, poi va, che bello che è Viola. Lo sai che se muori qua devi ricominciare. Lo so molto bene. Infatti, cosa fa? Sto giocando un po' safe. Che ho paura. No, vecchio. C'è un modo per curarti, quindi? Eh sì, la cura. Oh mio, soldi. Ma corre più veloce. Hai la cura proprio, ok. Sì, ho finito le munizioni per sparare a questo cazzoide. Dov'è? Me. Ok, ce l'hai fatta. Sazza. Aia. Oh. Quella è una feature, ragazzo. È l'abilità loro. Ciao, Marzia. Di non guardare dove sparo.
Guarda che provaci. Ma Doglia, penso siano tantissimi calabresi a Torino, quindi non... Mitra iena. Ah, questo forte, questo è forte. Ho finito le munizioni. Aspetta, Ah, scusami. Ecco qua. Memisk ti chiede se ti stai divertendo, perché io... l'importante è quello. Uff. Succa, cioè, scherzi, minchia. Oh mio Dio. Come interazione R3? Una cimice, ma come fanno ad entrare le cimici in casa? No, di nuovo la pubblicità. Marco, questa è la dura. Gioca anche tu a Forge of Empire. Non ti lamentare che le pubblicità... Io lo posso fare, sono mie. No. Ma quanto sei alta rispetto agli altri? Sono una bella stangone. È una bella cavallona. Boh. Cavallona nel senso che è alta. Ma che cazzo? I cavalli sono alti. Mi sono preso tutti gli spuri in faccia. Zic e zac. L'altro prima mi sono rimesso la pomata puzzaculo per la sciatica, per la schiena dolorante. No, a me mi sono... credo ci sia bisogno. Cazzi duri. Curati, curati. Maledizione. Ma perché voi ragazzi, quando date, cioè quando vi è capitato di dare cavalla a una persona, cosa intendete? Perché io ho sempre detto perché è alta, ma... No, la cavallona è una... una... Io l'ho sempre detto perché in quanto alta, cioè quando vedo una ragazza alta dico guarda che cavallona, ma lo, lo dico no, proprio ma... non per offendere, proprio che i cavalli non sono è, alti, non si è, dice non così si da dice... me. Lì, Marco. No, da me dico, da me. No, non è da perché... te, non si dice così, non è che da te. No, non è che lo uso solo io, in tutta la mia Marco... vita, non è che l'ho usato solo io. Per forza che poi ti hanno preso sempre per manico sessuale. Grazie bambino. Come è buono lei. Per adesso sto facendo solo una cosa. Bambino, raggiungi la cifra tonda, per piacere. No, aspetta che devo ricaricare. È l'equivalente di Stallone, ma io non l'ho mai usato in quel senso. Esatto, Sylvester. Grazie, grazie bambino. Era il mio momento di svago, la pubblicità me l'hai tolta però. Adesso swingo le parole. Grazie bambino. Grazie bambino. Voleva Crimson il marpione. Crimson il marpione. È di pasta burro. Mi dà un po' fastidio. Mi dà, però... È di pasta burro, non collega nulla, ma mi fa ridere. L'ha fatta, bambino. Oh, ce l'ha fatta. Toglieteglielo subito, così donare Oh, amici, siamo a 1328. A 1400 bisogna fare il clown. Non me lo fate fare. Ok, che lo sono di default, ma di più. Melten! Lino Spazzo! Dateglielo! Pisello d'oro! Dateglielo subito! Lino Spazzo è bello, bambino! No, stava giusto, giusto anche di Spollo, però! No, mi dispiace anche di Spollo, no. Ragazzi! Effettivamente Lino Spazzo è meglio di quello che... Ha bestemmiato, è stato chiccato perché ha bestemmiato! Ha bestemmiato. Chi è che spara? Stava giusto scrivendo l'esultazione, gli è stato giulato. Grazie Melten, grazie a quel ragazzo. Melten è veramente cattivo. Maledizione. Melten veramente cattivo, Contro un uomo veramente cattivo. No, amore, vattene via che è noiosissima questa live. Dov'è? Non è grazie, vero. Sara, non è vero, è bella questa live. Grazie. Oh, questa live è bella. È stata un'idea sua, ci tengo a precisarlo, Questa è una bella live! Potevamo fare i giochi lì, come si chiama? Guess the game, ma Moro ha deciso di fare questo. È COD che non abbiamo fatto prima di qua. COD potevamo fare, voglia. Ma come ti vendi male? No, ma io ci tengo a voi, gioco, siccome non voglio perdere c'era proprio scritto, c'era proprio costretto a farlo. Però sai, Moro è giusto portare avanti le proprie convinzioni. Ah, bravo, io ti supporto. Quello che il mio messaggio, tra l'altro, oggi pomeriggio è stato: allora, c'è questo gioco palesemente di merda. Sì, sì, è vero. L'avevi detto, effettivamente. L'avevi effettivamente detto. Però ogni tanto è bello anche fare questi giochi. Ragazzi, allora, ci prova anche Gibo? Se noi facciamo tutti i... Porco d'inchiostro. Se facciamo tutte le cose belle, solo le cose belle, non possiamo poi capire cosa è brutto. Sono d'accordo. Abbiamo fatto Tricky Tower per quello noi. Abbiamo fatto Pokémon. Cioè, quante merda abbiamo giocato. Pokémon è stata una delle serie più... Non finiva mai più. L'abbiamo fatto tutti i giorni. Tra l'altro, spoilerissimo, Tricky Tower tornerà. Ma chi ha detto questa cazzata? Non ho detto quando. No, scusami. Non mettere queste... Io mi prendo un conto. Non torno più da Giappone. Ma neanche tra vent'anni.
Vabbè, no, poi raggiungeremo l'obiettivo in cui... No, no, non c'è nessun obiettivo. A 3000 sub. Credevo stessi per dire un bestemmione. A 3000 sub tornerà... Non tornerà nessun chitarro neanche a 3000 sub, ragazzi. Beh, potete risparmiare i soldi, eh? Beh, 3000 sub io il culo lo metto a 90. Marco, mamma mia, io ne fatto oh, mi devo trasferire, Moro. Io adesso mi... No, capito? Mi devo trasferire, mi servono i soldi. Scusa. 3000 sub sono tante, sono 800 in più del nostro record. Ho la peppa. Non so neanche cos'è, 2000. No, quant'è? 2000. Il nostro, il nostro record è stato 2100. Qualcosa. 2100. Il ritorno del Mago Marco, ma qual è il Mago Marco che è rimasta solo la carcassa di merda del Mago Marco? Ma con Esprit, ma vabbè, sì, no, lì 5000 sub. Piuttosto lo prendiamo a forza, va bene. Ma Esprit lo faceva più volentieri di me e Moro, sicuramente. Ah, Oglia. Atomic Heart sarà un bel gioco, almeno decente, almeno non questo schifo. Metti la fista, Doglia, credici, quindi. Ma tra l'altro grazie, hai visto, brozo. Marco, grazie, che hanno fatto il grazie, trailer brozo. Di Atomic Heart con... Jeremy Renner lì, come si chiama? Come Jeremy Renner? No, Jeremy Renner, quello... Ne bastano 800, mi sa. Quello di Supernatural. Jared Padalecki? Sì, come lui. Si chiama? Che non è... No, è un... perché lo confondo sempre il nome con quello di The Big Bang Theory, però non so se quello che ha fatto anche The Boys, insomma. No, vabbè, allora non è quello lì, è un altro. Quello lì vabbè, si chiama... Vado a cercarlo perché non mi ricorderò mai. Adesso lo scriveranno in chat, tanto, no? Si chiama Jensen Ackles. Jensen. Ma Jeremy Renner come sta, piuttosto? Ah, Jared Padalecki comunque, l'avevo detto giusto l'altro, uno il collega. Sa come sta Jeremy? No, Jeremy Renner credo ormai abbia bisogno di un annetto per riprendersi per bene. No, però mi sembra che possa riprendersi, da quello che avevo letto l'ultima notizia. In generale sì, però credo che per riprendere a recitare ci vorranno parecchi mesi, se non anni. Se potete fare silenzio. Non credo, ma sto vedendo. Corrono durissimi comunque. Non lo so, Vector. Sei lo stesso che dà i voti a cazzo nelle riviste di riviste, tu, eh. Quindi uno su 10 cosa ci sta? Ma io non ho cambiato arma, perché mi ha ridato questa merda? Ho uno su 10, c'è di peggio, eh. Però non me ne viene in mente neanche uno adesso, però c'è di peggio. Beh, questo qui almeno non è transfobico. Un attimo! C'è due anni per recuperare bene. No, sai, non è ancora finito. Mi piace molto la varietà di nemici e gameplay. Sì, veramente variegato. È fatto in Unreal Engine 5. No, se vuoi, devi ricominciare dall'inizio. Devo ricominciare dall'inizio, mi sa, sai? No, Moro, ti prego, No, perché ti chiedi sempre di fare l'addestramento? È perché dico, ma sei una pippa, vuoi che... fai qualcosa prima di... Chissà quanto venderà questa roba. Ma credo abbia fatto di vendere già. Quindi l'hai preso tu? Credo che l'hai preso solo. No, io non l'ho, a me l'ha mandato la chiave, ha mandato, quindi. L'altro, esatto. Noi gli stiamo facendo pubblicità. Speriamo che nessuno ci casca. Secondo me qualcuno lo prenderà in chat. Alla fine i gusti sono gusti. Oh my Shulman. Ah, guarda, Oice che non l'ha comprato, però se vuoi darci un 60 euro, vabbè. Sì, per la pazienza più che altro, a noi ci sta bene, tanto. Poi questi comunque cosa no, differenziano dagli altri la tua che figlia, sono meno forti? Hai il coltello da caccia quello gigantesco? Sì. Oh, ma mi shotta lui! Mi shotta lui! G. Ti ha trishottato esattamente. Ma no, era una combo. Cioè, dopo il primo attacco non potevo più schivare. Ah, gli ha dato 4 e mezzo multiplayer, non l'avevo visto. Madonna mia, Nerted Diablo, mi stai veramente tirando fuori una roba incredibile, Lo gioco nel martedì, ragazzi. Fatta? Vado a vedere se ce l'ho ancora. Lo faccio nel martedì settimana prossima. Ammetto che l'avevo in wishlist. Beh, adesso ho capito. Perché? No, no, magari. Wish. Vabbè, magari. Che ne so. Magari ero ubriaco. Cioè, ma perché poi gli spari non mi dovrebbero fare niente, più. Il resto sì. Non esiste più Unhurt. Chi è? C'è uno con la spadina. No, non esiste più Unhurt, purtroppo. Forse sulla play, e basta. Aspetta, hai usato Medikins.
Mark, perché quello lì e questo no? Perché quello... Ma infatti non c'è l'altro, quindi non c'è pericolo, non lo farò. Aspetta, devo spaccare questi qui. Qui è dura, eh. Ma perché questo qui non capite. È uno di quei giochi hardcore. Se non siete hardcore non li potete giocare, ragazzi. Normale che non lo sono. È come Sifu. Sifu mi era venuta la voglia di provarlo perché non l'ho mai giocato. Però mi è pensata subito. Però no, quello lì potrebbe piacermi per davvero se mi scivolo. Questo qui lo metterei al pari di sì. Smettila, mono. Smettila. Che cos'è? Siamo i buffoni allora. Grazie, Raven. Ma poi non ho capito, quello spezzaguardia cosa. Boh. Ancora 20 minuti. Non capisco. Ho detto pure, guarda, faccio solo che posso capire che non è un gioco per tutti. Gli ignoranti ci sta che non lo capite questo gioco, però boh, veramente arrivare a questo punto, pure mi sto divertendo, non so, veramente ragazzi. Allora aspetta che di qua c'è niente, quindi vado di qua, c'è il drone che mi dice... Oh, 20 minuti potevamo fare un sacco di cose, potevamo fare almeno 10 di Get the Game. Sto morendo di caldo, sarà il gioco. Ma pezzi aggiunti, adesso vedi Marco che... Lo so io che pezzi sono. La solfa cambia. Evriai gliel'ha dato 7, ma come va, stai zitto, chi è questo qua? Ogre Serena gliel'ha dato 8. Lo invito subito su COD. Bene. 1v1 su COD, subito. Effettivamente fa ridere questa cosa, comunque. 7 perché gli ha andato il gioco. Thermos, devo farmi una domanda tecnica per quanto riguarda lo streaming. Ma adesso non c'entra, Donald. Comunque, guarda, però... è meglio di quello che stiamo facendo. Dipende, Donald. Aspetta. Oh no, ragazzi, quelli con lo scudo, come farò? Usiamo... Cosa devi chiesto? Collegare legato, devi collegare. Però come fai? Console. Sì, devi collegare il gas, quello è forte. Noi non scriviamo da, cioè non scriviamo direttamente dalla console, noi passiamo OBS tramite il gas. Ecco qua, ragazzi. Mamma mia, che intruglio di gente. Butta fuori. Sì, nuovi nemici non è vero, hanno solo il coso, lo scudo. Ah, il pompa. Bello il pompa, però sulla console io preferivo sempre il pompa, che almeno c'è da mirare di meno. Ti intendi la fonte del gatto? Qual era ora la fonte del gatto? Era dispositivo video. Dispositivo esterno. No, dispositivo video, come la webcam. Dispositivo video. Ah, come la webcam. Ma due pompate in faccia, questo pezzo di merda. Devi catturarlo come se fosse una webcam. Ma guarda, fai prima a guardarti qualche video che chiede qualcuno, perché... Partitina a carte, dove la fai la partitina a carte? Ma per fortuna che i miei bro mi restano sempre, ragazzi, altrimenti... Ma io, allora, più che altro voglio... Sono curioso di vedere... Ci sarà una fine del livello, qualcosa del genere, no? Ma dai, ma io spero che adesso in ancora 17 minuti ci sarà questa fine del livello, dai. Cazzo, non ha la testa, eppure ancora in piedi. Ah no, doveva solo cadere, scusate. Stavi accadendo sul colpo morto. Come cambia? Oh, sta pistola poi che serve per... Che paura fa Luca. Ecco qua. L'altro ieri ho scoperto che mia zia si guarda giù i video di gioco. Grande zia, quanti anni ha tua zia? Grazie Kuroshi. Piace un sacco alle signore Giorgione. Non dire 70 ormai, come se stia per morire, da un momento all'altro. La poverina, scusa. Ora 70 vita davanti. A cucinare bene, poi napoletano. Questo è razzismo, mi pare, tra l'altro. Ho il mio soldo. Per il resto d'Italia è razzismo. Sì. Poi è napoletano, quindi per forza cucina bene. Sì, la mia vista se ne va. Posso raccattare qualcosa per terra? Non so più le sughere. Beh, io ho mal di schiena e cervicale, sì, Franci, sicuro, quindi io di sicuro sì, non sicuramente sono... Sicuramente sta meglio di... Io il mio apice della forma fisica l'ho avuto prima del Covid, poi chissà cosa è successo, una pandemia globale forse. Un combattimento pieno di emozioni, Moro, mamma mia! Voglio wow! Mi sta divertendo, lui, lascialo divertire.
relazione con R3, ma che cazzo. Ah, però devo dire che abbiamo 25 persone più di poco fa, quindi secondo me comunque stiamo a prendere il gioco, eh. Ma perché guarda che da vedere secondo me è il suo no, perché, Marco. No, non è vero, perché per mezz'ora sono curioso di vedere se siamo i migliori streamer al mondo di sto gioco. No, ma figurati, guarda che questo qui va un sacco. Ma siamo giudici. No, ma va là. Presentato allo State of Play, 60 euro, quindi è un gioco pure importante. No, in Italia siamo ben secondi, attenzione. Ma chi lo sa fare? Chi è questo qua? Al mondo siamo quinti. Chi è questo qua prima di noi? Che lo disso subito. Chi è? Siamo prendo quinti. La responsabilità. Non l'avevo mai sentito. Ecco perché. No, vabbè. No, vabbè. Mi è bastato una... Era già un inizio di dissing, però... Tutta sta gente non ha manco il verificato. E non ha nessuno in chat. Non è che magari è un... è un sito di giornalismo, roba del genere. Probabile, sì. Probabile. Quindi siamo i primi in Italia. Siamo anche grazie, Greg. Di giornalismo, effettivamente. Beh, noi siamo dei giornalisti da un anno a questa parte, quasi, quindi... Sì. No, c'è, scusa, però c'è uno che lo sta streamando molto famoso. Ma chi è? Angry Joe. Non lo conosco. Come lo conosco? No, lo conosco. Angry Joe lo conosco. Nomina Karim ogni 2x3 anche. Cosa succede a questa avventura? Ah, però non vale. La sua è sponsorizzata, quindi non vale. Non come? Hanno pure pagato. Non oh conta. Mio Dio. Non conta. Sono sopravvissuto, ragazzi, a questa condanna. Comunque non ho mai visto una live di Angry Joe. Anch'io, però live no, non neanche io. Lo conosco, ma non so, purtroppo non. Sì, almeno lui non l'ho pagato, ma noi adesso vedrete che piano piano un millino ce lo danno, eh. Eh sì, poi tra l'altro questi nemici comunque sono... Vari, bisogna capire vari, bene vari. Come ucciderli, prenderli vari. In modi diversi. Adesso sono per parlare bene di questo gioco, beh, non siamo obbligato a parlare bene. È che se ciao, Shail. Non capisco veramente cosa abbiate da dire di questo gioco, scusatemi. No, niente, infatti, non saprei cosa dire. Cioè, per adesso è andato tutto liscio, niente bug. Più o meno. Cosa gli vuoi dire? Io vedo delle cose un po' impenetrate, però quello può succedere, dai. Non sono bug, Marco, vedi che non sei no, sì, sono glitch, tutto. Sono glitch. Cioè... roba, eh. Ma che badass poi che siamo. Abbiamo preso un'altra comunque katana. Comunque prima gli sparavano solo quel adesso. Braccio usciva sangue. No. Adesso abbiamo una katana nuova o... No, una katana nuova, non è dual wield. Pensa se mette via la spada e usa la fodera. Famosa stanza in stile giapponese fatta in Giappone, quindi non serve farla in stile giapponese se sei già in Giappone. Come? Cioè, sono lì che ci sono. Sì, ma non la chiami stanza in stile giapponese. Ah, beh, come se qui la chiami stanza in stile italiano. No, ma sei in Italia. Ma magari non sei. Maledetto pezzo di merda. Di nuovo quelli con la catarra. Ragazzi, oh. Vediamo chi c'è su Twitch. Marco, allora favore. C'è Nanni che sta facendo Pokémon Rosso. C'è Michel Puttini. C'è Al. C'è Lino. Tutti quelli che stanno facendo Domoyuki. C'è Gabbo di Squared, anche se vi può interessare, fa del Just Chatting. C'è Hilda, che sta giocando a Overwatch. Vediamo un po', c'è Harry che sta facendo un ottimo gioco. Molto bene, abbiamo Gatto, ovviamente, abbiamo Overwatch. Power. Avrei fatto più Overwatch. No, sai che no. Moro, siamo droppati di 30 settori rispetto a prima. Per forza, sono andati da Nanni, Marco. C'è la competizione di... c'è la competizione di Pokémon. Ovviamente c'è un botto di gente, Nanni. Che lo stanno facendo... tantissimo, ma non ho capito che competizione. Che cosa? Quella di Pokémon che la stanno facendo un po' Budi, vai. C'è quella di Poli. E non so quali. Non seguo Poli. Andatelo a seguire, ragazzi. Seguo quello fa quiz, se lo fa. Ogni tanto non è che ne fa una volta a settimana. Eh no, quelle poche volte che l'ha fatto l'ho seguito, ma non tutto. Ragazzi, comunque ci sono un sacco di streamer fuori, non so, porca puttana. Irene, vai via, guarda. Se aumentiamo di spettatori chiudo la live, ragazzi, ve lo dico. Io ho messo il tra un po' è il momento, Moro.
Ma almeno fateci una santa. No, ti sto salvando. No, non fate le santa, non fate le santa, ragazzi. Non le fate assolutamente, ragazzi. Non ce le meritiamo. 356 è calato. Domani mattina, le fate domani mattina, dai. No, no, ma non le fate, basta, ragazzi. Non mai serve, più, dici? Non serve. No, no, come no? Devo fare un sacco non, di cose. Non importa, Marco, inculati. Non è... No, non inculinati, lascia perdere. Non è caso. Era meglio, forse, inculinati. E beh, sì, anche certo, grazie al cazzo. Voglia, inculinati. Canadese, grazie mille. Ogni sub 5, 5 minuti, minuti in meno. No, facciamo ogni sub 5 minuti. Della Stofas era meglio di questo gioco, è certo. Quindi alle 55 chiudiamo adesso, visto che in Catanese ha fatto la tuta. Ragazzi, io devo di nuovo vedere il tracking per le mie palle. Non è il tracking, non è il tracking, Marco, ma cosa legge? Il tracking. È il tracking. Vabbè, tracking. Il tracking va in montagna. Il tracking dove è, va? Con, dove è va? Con la doppia comunque, dove non va? È tracking. Era tracking, ho detto. Aia. Mortale. Ecco qua. Oh, ragazzi. Sì, eh? Irene, stai zitta subito, Sono perso, è diventato open world, ragazzi. Child, ecco, bravo, partecipa al giveaway che è sicuramente qualcosa di più intrattenitivo di questa cosa. È bello il mirino, sono d'accordo Gianluca, mi ricorda... A me piace, lo trovo intuitivo soprattutto. Sì, molto bello, molto bello. A me, certo che ho ragione, Thunder, si dice tracking. Sono loro che hanno capito tracking. La cosa... tracking? No, è tracking, con una cosa dolce. E siamo noi che lo italianizziamo in tracking, e lo dico anch'io ogni tanto, ma è sbagliato. Il tracking è con la doppia. Oh, attenzione, un nemico nuovo Sub-Zero Ninja Gaiden, non è vero. Come si dice? Oh, Termoracolo, ci lasci un commento su questo incredibile gioco? Situazione fasticosa. È verissimo, Termoracolo, è verissimo. È una situazione fasticosa, sono d'accordo. Ma è Deadpool? No, non potevo, ragazzi, farci no. Niente, non potevo farci. Tanto è uscito il manga di Deadpool, a proposito. In Giappone, Deadpool in Giappone. Mediaset. E non ho sbagliato a dire, vabbè, è proprio, ragazzi, il manga. Non mi funziona più il pad, mi va da solo, ragazzi. Non so veramente cosa fare. Si è rotto, credo. Guarda, vabbè, allora, guarda, sai qual è la buona notizia di questa live? Non mi va. Allora, abbiamo delle buone notizie per questa live. Cerchiamo di prendere il positivo dalle cose che ci sapete, succedono. Questi pad della PlayStation sono una disgrazia. Cioè, non riesco proprio a controllare niente. No, Moro, ascolta un attimo, ascolta più a me. Allora, facciamo un riassunto di questa live. No, ragazzi! Oh mio Dio! Smettila, buffone! Smettila! Marco, io sto cercando di controllarlo. Stai fermo. Guarda, non ce la faccio proprio... Metti l'altro. Metti l'altra schermo. Oh mio Dio, ragazzi! Moro, è chiaro, no, è chiaro. No, me l'ha disinstallato! È chiaro, Moro, è chiaro. Però... Ascoltami. Però ha smesso di dar di matto e adesso funziona. È incredibile, era quello, un piccolo virus. Moro, ascoltami un attimo, metti l'altra schermata, così intanto ci prepariamo. Allora, cerchiamo di fare un riassunto di questa live, per bene. Riassunto di questa live per allora, bene. Il gioco è stato sicuramente una delle cose più brutte fatte negli ultimi anni, ma... Quante sub hanno fatto? Cioè, adesso parliamoci chiaro, no? Pochissime, non ne hanno regalato la pena. Per sorbirmi una merda del genere, ma ti rendi conto? Vabbè, ma adesso... Ne meritavo almeno altre mille, ne meritavo, purtroppo. Ma sai che adesso piano piano devi abituarli a questa cosa qua. Comunque, questo gioco non lo vedrete mai più e questa è un'ottima notizia. La buona notizia è anche che hai risparmiato spazio sulla Play. Per altri giochi sicuramente migliori, anche ma se tu play ha preso a caso. Metti che ci propongono una ditta sponsorizzata. Non posso farla, Liezer. Come fai? No, Liezer, cioè, non si può fare. Devo andare per poter ma poi ormai l'abbiamo demolito. Resistere a... Grazie, Jack, che ha regalato la sabba allo Stinsano. Cioè, come fai? Allora, questo no, ma poi ormai il nostro verdetto è stato dato. Lo posso fare in realtà. E facciamo streamare qualcun altro. Ma noi siamo stati qua, lo sappiamo già. Lui no. Ma è qui? Esprit? Esprit. Ma Luke... Ma facciamo giocare Esprit quella sera. Troppo solo questa live verrà montata e diventerà un video poi. Ma poi glielo devi comprare, gli devi comprare anche la Play, un casino, non si può fare. Se si pagano, c'è su Steam, c'è. Lo muoverà montata e verrà un video. Esprit bestemmia sempre, tra l'altro, ragazzi. Aspetta.
Grazie, Ponzi. Quasi veneto, mi figuro. Sarei tornato. Grazie, poi, Ponzi. Poi? Basta. Ah no, la live è finita. Cioè, non è finito un cazzo, Marco. 5 minuti è finita, dai. Anche perché... Facciamo un paio di guess dei cose. Io voglio ricordare comunque, per fortuna, grazie, ragazzi. Grazie, Manta. Mamma mia, per fortuna, ragazzi. Grazie, Manta. Beh, peggio di così non può andare stanotte. Per fortuna, quindi. Alle 10 c'è un altro gioco che si prospetta essere un capolavoro, perlomeno. Quindi, Ma chi lo sa, vedremo. Hype senza senso per dopo. No, hai sbagliato. Cioè, forse tu intendevi, minchia, senza senso l'hype che ho per dopo. Esatto. Però scritto così sembra che... Ma io l'avevo capito. L'hype che c'è per un dopo, hype senza senso, merda. Io l'avevo capito, si può interpretare. È sensato questo hype di merda. No, è sensatissimo invece l'hype appunto che c'è per chiudiamo dopo. Già adesso, un altro punto fai dopo la... No, adesso facciamo due guest game però, che voglio fare. Diamo un attimo di... Era streamaci. Diamo un attimo di decenza a questa live di merda, per favore. Sono d'accordo con la seconda parte del discorso. Allora, vediamo un po'. 169, questo è... Gioco per la Play 1. Un gioco vecchio. Mi fido di Tiamat. C'è Vector Korn che mi ha passato un momento incredibile di tracking simulator. L'aveva palesemente già fatto Tiamat. A voglia. Palesemente si sa scambio. Che bara Tiamat. No, l'ho ricliccato, maledizione al pisellone. Oh, non te la prendere con le mie parti intime. Ma chi te? Questo oddio, come si chiamava quella... No, è quello... Ah, è Crypt of the Necrodancer questo. Ah sì. Crypt. Si scrive così? No, non è con la K? Crypto con la Y forse. No, è con la K. Non era con la K. Ah no, ok. Yes. Pensavo il primo Prince of Persia, sì, Vector. All'inizio pensavo quello. Questo è The venerdì 13. Ant. No, non è Ant, col salvagente. Venerdì 13, venerdì 13. Non c'è l'ambiente un salvagente nell'Ottocento. Non esistevano. Non esisteva la plastica, figurati se c'era. A venerdì 13, poi. Per me è venerdì 13. Può essere o venerdì 13 o The Quarry. Sì, anche The Quarry forse è più probabile. The Quarry? No, è venerdì 13. Vedi, sono bravissimo. Il porto non potrebbe anche non essere quello comunque. E invece sono un grande. Proprio bellissimo. Subito qui, Ori. Ori è il secondo però. Secondo me è il secondo, sì. Wheel anche perché il primo era già uscito. Il primo non era già uscito. And sì. Ori and the Wheel of the credo. Non lo era. Non era quello. Una cascata ammarzata. Cos'è? Metacritic 88 per 1000. Torna a quella di prima. Un attimo, velocissimo. Fatto. Non l'hai fatto neanche velocissimo. Non c'è stato nessun, Non c'è stato nessun cambio da me. Da me non stai facendo nulla, perché non sei Flash, non è allora possibile. Allora lo faccio un attimo meno veloce. Io non lo vedo. Marco, sei ma lo stream va di merda, va. Adesso non l'hai cambiato. Lo stream va di merda, perché mi è uscito ancora che lo stream del tuo streamer fa cagare, mi è uscito ancora il bollettino come prima. Non posso fare niente, Marco, per questa cosa. Non so perché mi dice così, mi insulta. Comunque, non ragni qua, proprio. Ma che Donkey Kong? Come fai a essere Donkey Kong? Da me esce tutta la cosa. Se non è uno, ma non, ma non era. Io mi ricordavo che era già uscito. Vabbè, proviamo. Sì, non era uscito a quanto pare. Che era Ori l'aveva anche capito perché. Io da qui non mi aveva buttato fuori strada questa qui invece. L'ultimo. Bestia.
Tomb Raider. Anche io ho pensato Tomb Raider, ma è too easy. Sì, secondo me Tomb Raider. Invece non è Tomb Raider, questo è... Secondo me è sempre Tomb Raider. Sì, Quake. Ah, è Quake, è vero. È vero. Unreal Tournament anche. Unreal Tournament. È uno di quelli, so, comunque. Però... No, beh, secondo me è un gioco arena, è un FPS arena. Che schifo, ragazzi. Dai, che palle. Ma posso dire, stasera, guarda... Proprio... Dai, l'ultimo, Moro. No. È il 99, shit. Dai, l'ultimo. No, Marco, basta. Palle. Marco, vediamo... Basta. Tra un'ora o domani mattina? Sì. Domani mattina sempre il Project Zomboid. Cos'è che facciamo domani? Andiamo da qualche parte. Domani allora? Mattina ci dobbiamo dare... Dobbiamo raggiungere Moro. Marco, tu in realtà mi dovresti costruire la cameretta del Napoli. Ma è vero, io ce l'ho io l'obiettivo. Io raggiungo Moro col piccone, andiamo oggi. Col piede di porcoli. Col piccone. Distruggere gli alberi. Dobbiamo vedere. Ci dobbiamo dare un obiettivo. Volevo dire. Ragazzi, vabbè, io faccio la cameretta del Napoli. A più tardi, alle 10, ci ritroviamo qua. Per una serie di appuntamenti al buio. Di sp-